Che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Fate largo quando passa il nemico fucciallo. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasore. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasore. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasore. All'età di 16 anni ero ancora un ragazzo, infatti il mio nome di battaglia è Tabac, che nel ravennate vuol dire ragazzino. Io ero in una brigata Garibaldi e le brigate Garibaldi erano tutte brigate comuniste. Sant'Arcangelo viene liberata il 24 settembre. Qui siamo sulla collina del convento dei Cappuccini e qui c'era, in data 23 settembre 1944, c'era il comando dei tedeschi. Stavano arrivando le truppe alleate, quindi gli inglesi e i Gurkha, da Poggio Toriana. C'era un fossato da scavalcare. Vennero mandati in avanti una scoperta di Sherman, alcuni rimasero intrappolati e alle 4:30 praticamente riuscirono ad assaltare il convento. E i tedeschi vennero spinti giù verso la Via Emilia e verso Savignano. Nella notte tra il 19 e il 20 settembre 1944 i canadesi riescono a sfondare il fronte tedesco a San Fortunato, il colle di Cognano. Scivolando nelle tenebre per questa... Io sono nella via di Smano, che si chiama così, che da Ravenna porta a Cesena. Mi chiama il comandante, un tenente canadese in questo caso. Dice, io penso, mi dice il tenentino, che qui, dove si forma l'incrocio, qui possibile tedeschi. Tu andare a vedere? Oh, sì, Siamo a 10 minuti dalla fine del conflitto. Mi offro volontario di andare a vedere se lì ci sono i tedeschi, roba da matti. In quella posizione la strada fa una curva. Fin quando sono protetto dalla curva, io i tedeschi non li vedo. Quando la curva si drizza e diventa dritta, tracchete in quel posto tra i tedeschi. Come? E vado lì. Dove venire te? Inglesi? Dove? Dove inglesi? No! Dove vai? Dal mio amore, grande amore. Io, grande amore. Come dove? Tu hai detto grande amore, fidanzata? Sì, andiamo da fidanzata. Andiamo da fidanzata. Avevo un minuto per trovare la fidanzata. Due, non so, ma non di più. Il tedesco aveva il fucile nelle mani che teneva dritto così e mi spingeva così nella schiena. Io, sto fermo! E io mi difendevo, cercavo di recuperare mezzo minuto in più, per litigioso un po', per avere mezzo minuto di vita in più. Dove vado? A trovare la Murosa in 2 minuti. E mi viene in mente la mia staffetta. La mora, e arrivo alla casina lì, ci abita, non ci abita, non lo so, busso, ma mamma mia, viene fuori anche lì una signora anziana, dico, tutti vecchi, Dio buoni, e allora viene, c'è la mora,
Sì, sì, c'è. Oh, cowboy, contento come la Pasqua, c'è l'amore, lei, adesso il tedesco di dietro che spungevo ancora, stavo a salva posto. In quel momento entra fuori l'amore, diciamo l'amore. E io non so più, il tedesco lo di dietro, l'amore entra da quella porta e mi fa, ah, ci faccio segno, guarda di dietro, ma l'aveva visto lei. So, oh, amore mio, non mi è saltato addosso, un bacio così mai. A San Paolo ho trovato tanti militari che erano tutti schierati, già pronti per una seconda difesa, forse seconda o terza linea di difesa, i quali però, quando sono arrivata lì, cercavano di mandarci via, anche perché io sono arrivata lì con un gruppo di uomini che io avevo incontrato a Piazza Venezia, con i fucili da caccia, le armi più incredibili, le pistole, e che dicevano allarmi, allarmi, andiamo a combattere, aiutiamo i militari, difendiamo Roma, abbassi i nazisti, e così correndo andavano verso, anche loro, verso la via dei Trionfi, così come era chiamata il Duce, e la base archeologica è Porta San Paolo. Arrivati lì parlai con il sottotenente Fioritto e con il caporale Baldinotti, perché erano loro che comandavano quel gruppo, insieme con gli altri uomini che erano con me lì, che chiedevamo di poter aiutare, chiedevamo di poter fare qualcosa. Loro ci dissero, ma andate, state tranquilli, l'Italia sarà liberata e Roma sarà difesa. E questa cosa con una serenità, con una convinzione che quasi ci convinse ad andare, perché capimmo che forse eravamo più di disturbo. Ci fu una grande resistenza. E a me è capito questo, che venendo via con tutti questi piccoli carri che erano i carri della Montebello, che dovevano essere carri leggeri, fu colpito, centrato uno di questi e vidi proprio buttato fuori dalla torretta uno dei giovani. Allora io aspettai un po', poi mi corsi lì perché vidi che si muoveva, quindi dico è vivo, bisogna salvarlo, sono i tedeschi, sparano e lo uccidono. Infatti lo tirai giù, era ferito, l'ho fasciato alla meglio, mi ricordo che strappai un pezzo della mia gonna, dell'orlo della gonna, gli fasciai bene bene il ginocchio che buttava molto sangue e poi me lo sono preso sulle spalle, lui si aiutava con l'altra gamba, ma me lo sono trascinato per tutta la via dei Trionfi e sono arrivata a Foro Traiano. Alla fine di settembre del 1943, Luciano Lusana, che dirigeva l'ufficio informazioni del PCI clandestino, propose alla Capponi di andare a lavorare con lui. Nello stesso periodo erano nati su iniziativa del PCI i gruppi di azione patriottica. Erano piccoli nuclei di 4 o 5 persone. Tre squadre di 4 persone costituivano un distaccamento che aveva alla testa un comandante e un commissario politico. Noi facevamo queste riunioni su questi temi, attendiamo l'ora X o si combatte subito. Allora, gli americani ci avevano detto combattete, e rendete difficile la vita al nemico,
e quindi noi dovevamo combattere. E quindi avevamo organizzato i gruppi di azione patriottica. Carla Capponi, i primi di ottobre del 1943, conobbe per la prima volta Rosario Bentivegna. Sasà era stato invitato nella sua casa di Foro Traiano poiché i partigiani dovevano discutere se era giusto fare la lotta armata e uccidere delle persone. Il professor Giovacchino Gesmundo dissipò tutti i dubbi. Sostenne che erano in guerra e che i GAP erano l'avanguardia di tutto il popolo, che voleva pace, libertà, indipendenza e giustizia sociale. I GAP a Roma avevano l'appoggio della popolazione, compivano azioni di sabotaggio, attacchi armati, azioni di guerriglia contro i nazifascisti. E dopo vennero i tedeschi, cazzo, i tedeschi, non c'era mica da scherzare, ragazzi. I tedeschi portavano via, se non ti prendevano te, prendevano tuo padre, tuo fratello, tuo zio. E allora noi, che eravamo in diversi di quel rione lì, ci siamo messi d'accordo per trovare una via d'uscita. E la via d'uscita qual era? L'unica via d'uscita che ci rimaneva era, perché nessuno... degli antifascisti non se ne vedeva in giro, pochi e niente, erano usciti dalle carceri. L'unica via d'uscita era andare in montagna, perché in montagna si diceva che c'era dei movimenti di ribelli, chiamati ribelli, non partigiani, che si organizzavano. Ogni bosco ebbe il suo partigiano. Trovammo un organizzatore paracadutato dagli inglesi, un certo Azzari Domenico, paracadutato, che organizzava questa gente come noi, sbandati, per organizzare l'informazione dei ribelli per combattere i tedeschi. E infatti restai in una formazione di quelli lì, con la formazione di questo Domenico Azzari, restai 4 mesi. Senza venire a casa, perché a casa sarebbe stata la fine della mia famiglia, perché deportavano. Hitler parla, Hitler medita e le città si incendiano. Abbiamo fatto saltare una decina di ponti, o 2 o 3, perché noi militari eravamo abituati a maneggiare il tritolo e lo esplosivo e facevamo comodo, mentre invece quei giovani reintenti di leva non conoscevano niente, allora ci toccava sempre a noi andare a minare i ponti e ne abbiamo fatti saltare diversi, oppure attaccare i camion tedeschi, perché la guerriglia era fatta in quella maniera lì, mordi e fuggi, colpisci e via. I partigiani non perdono la loro mobilità,
ma reagiscono all'attacco con una battaglia manovrata che scavalca le linee tedesche in pianura, mentre i rastrellatori risalgono verso le montagne. Eravamo in 10, in 15, ci separavamo, gruppi di 3, ci rivediamo tra 15 giorni nel tal posto. Era così la lotta. E però bisognava vivere, bisognava mangiare, bisognava dormire, sempre dietro con queste armi dietro. E anche lì l'altra solidarietà, ma una solidarietà che è costata la vita a tanti, a intere famiglie, quella dei montanari, che io lo dirò finché campo, se non c'erano quei montanari qui della Lunigiana e della Garfagnana, chissà quante volte mi avrebbero fatto la pelle a me. Ci nascondevano nei fienili, dopo dei fienili i tedeschi li bruciavano con lanciafiamme, allora ci nascondevano nelle cataste di legna. Fanno le cataste di legna, si toglie un pezzo, fa un buco, te ti infili dentro e dormi. E lì il tedesco non ci pensava, dopo sì, dopo l'hanno scoperto, allora bruciavano anche quelli. Perché tutti i paesi qui che intorno delle cave sono stati tutti bruciati, tutti, con la gente dentro molte volte. È una storia lunga. Noi dobbiamo ringraziare le donne di Carrara di quel tempo che andavano come le formiche a Parma per farina, portavano il proprio corredo. Sa che le donne hanno una volta usava il corredo della famiglia e lo scambiavano con la farina, oppure andavano al mare rischiando la pelle perché c'erano le mine anti-uomo sulla spiaggia per fare il sale con l'acqua di mare e scambiare questo sale con i generi alimentari. E queste donne ci hanno dato da mangiare loro sempre a noi, perché noi, almeno noi partigiani. Le donne sono ovunque in prima fila. Le donne, ancora, il 7 luglio del 44, all'ordine di evacuazione risposero picche, noi non ci muoviamo, e si misero davanti ai carri armati senza armi, inermi, e riuscirono a piegare, pensate bene, siamo del 44, non siamo mica, a piegare la volontà militare tedesca, cosa inaudita. E noi per il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, ci disse mischiatevi alle donne, con un'arma se sparano vada come vada, oramai. E allora noi per camuffare l'arma, era di luglio, era caldo, non posso mica là, ci siamo vestiti da netturbini, da commessi di bottega, da infermieri, e sono sotto che è andata bene, andò bene. Ci fu una sollevazione, ci fu una, come dire, un moto spontaneo di ribellione. Si vedeva noi eravamo lì che si scendeva con queste armi che poco avevamo fatto, ma comunque. E questa gente usciva dagli anditi con vecchi fucili, con come si chiamano i pennati per. Una volta c'era il penato perché con le forche da occoli, una cosa che noi siamo restati allibiti. E poi si stringevano intorno a noi, no? È andata bene, insomma, diciamo che. Cioè, il tedesco, di fronte a questo moto popolare, che errore, ha detto: qui cosa si mette? Ammazzar 100.000 persone diventa un problema grosso anche per loro. Non è stata solo una lotta per la riconquista della libertà, della caduta del fascismo e del nazismo. Sì, è stata una lotta per mandarli via, ma però è stata una lotta di emancipazione.
Lo avrai, camerata Kesselring. Lo avrai, camerata Kesselring. Lo avrai, camerata Kesselring. Camerati! In questo momento solenne io vi dichiaro solennemente la solennità di questo momento. Ecco, l'avete avvertito che girava verso Mussolini. Vittere! In questo momento solenne io vi dichiaro solennemente solennità di questo momento. Nulla. Nulla! Bravo! 8 settembre 1943. Tutti quanti sentono alla radio che ormai è stato firmato l'armistizio, ovvero sia, se prima eravamo alleati con la Germania, adesso siamo alleati con quelli che poi chiameremo gli alleati. E appena il grande maresciallo Kesselring arriva a Roma, fa attaccare il primo di una lunga serie di manifesti. I telefoni saranno sorvegliati. Sabotatori e franchi tiratori saranno fucilati. Il 28 dicembre del 1943, Mario Fiorentini sta in bicicletta sul Lungotevere. Si ferma all'altezza di via della Lungara, che è un pochettino più bassa del Lungotevere. Tira fuori una bomba e aspetta che passi il camion tedesco che va a Regina Celi. Accende la bomba, la lascia cadere sul camion, il camion esplode, Fiorentini rimonta sulla bicicletta e scappa. Attaccare i tedeschi e rendere, far sentire loro che non erano più i padroni della città, che non potevano andare in giro liberamente come già si stava manifestando, la sera andavano nei locali, andavano con le donne. Da quel momento in poi non sono più andati liberamente fino a ora tardi a mangiare, bere nei locali, eccetera, perché si sono sentiti attaccati. Poi c'era una direttiva, la Wehrmacht non era più invincibile. La storia di Roma in quei mesi fu una storia di uccisioni, deportazioni, torture. Roma venne occupata per 9 mesi. I tedeschi a Roma vieteranno anche l'uso delle biciclette. Così si inventano di attaccare una terza rotella alla bicicletta, che spesso era proprio un pezzetto di ferro con neanche una ruota. Dove le trovavi le ruote? A volte un cuscinetto a spera, se lo trovavi, se no addirittura un barattolo, di quelli del lucido da scarpe. Il tedesco, quando le fermava, ti diceva: ma questa è una bicicletta, lo sapete che deve essere requisita e voi rischiate la fucilazione. E il romano faceva ancora in bicicletta, eh? C'ha 3 ruote, è un triciclo. Qui, in questa stanza, si è impiccato un partigiano, perché era debole, e perché era insieme con un compagno, Giorgio Labò, facevano le bombe, perché lui era un chimico. Entrato qui dentro, c'era la bocca piena di sangue, e gli dice: che hai fatto? Dice: niente, ci hanno dato uno schiaffone qui, di questa fra del sangue e qua sopra. Poi si sono accucciati. E lui che ha fatto quando si è addormentato il compagno e gli altri che dormivano? Si è tolto la cinta. Praticamente lui l'ha presa, quella lì, l'ha attorcigliata e ha preso, se l'ha messa intorno al collo e poi l'ha messa su, non su questo tubo, sul tubo che sta dentro, che hanno questi anelli per mantenerlo fermo al muro. Lui l'ha messo sopra e quindi quando lui si è accucciato si è fermato, quindi lui si è fermato. La mattina l'hanno trovato così, che stava un palmo da terra ed era impiccato e non ha parlato. All'inizio di marzo si incontrano in una fiaschetteria vicino a Via Rasella 4 partigiani. Bentivini, avete passato una fila di tedeschi. E così allora i partigiani decidono di fare un'azione contro questi tedeschi che passano da lì. Un gruppo di azione patriottica provoca la morte di 32 altoatesini incorporati dopo nella Wehrmacht. Non è vero, era l'SS Polizei Regiment Bozen, erano inquadrati nell'SS.
quando Adolf Hitler viene a sapere quello che è successo, dà ordine che vengano ammazzati 50 italiani per ogni tedesco ucciso e devono far saltare in aria l'intero quartiere. Insomma, alla fine si decide per 10 comunisti padoviani per ogni soldato tedesco ucciso. Cinghio. Filo. Allora questi 335 vengono portati in una cava abbandonata sulla via Ardeatina. Vengono fatti entrare a gruppi di 5, con le mani legate dietro. Devono ricevere il colpo all'altezza della nuca, in modo che muoiano subito, ma qualcuno non muore subito. Entrano a gruppi di 5, ma poi a un certo punto l'interno di questa cava è completamente pieno. Così allora i tedeschi li fanno entrare uno per volta, e quelli che entrano trovano che è tutto occupato e devono montare sui cadaveri per ricevere il colpo. Alla fine la cava è completamente piena di corpi. Fanno delle buche, mettono dei bidoni carichi di esplosivo, fanno saltare le cave. E una montagna di terra crolla su questa montagna dei morti. Una montagna dentro un'altra montagna. E così, come dice il giornale, l'ordine è davvero stato eseguito. C'è una cosa che unifichi tutti i morti delle fosse ardeatine, se non il genere, sono tutti maschi. Il che significa che la memoria delle fosse ardeatine è soprattutto una memoria di donne. Lo avrai. Camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati, dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per 2 inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza. Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà. Io del fascismo ho sentito essenzialmente il peso della mancanza della libertà.